nuova intervista in collaborazione con il Metal Show. Vai avanti, continua a riprendere, non tagliamo nulla adesso. Ci troviamo al Bar Le Acque, al Santuario di Vicoforte. I nostri ospiti di oggi, Damiano di Pulvis e Tumbra, ciao a tutti, e Dario di New Sound Studio. Ciao. Damiano, sei la mente e il creatore dei Pulvis e Tumbra, che oggi è una buona mente. Che fortuna! Cosa vuoi raccontarci del percorso dalla nascita ad oggi? Allora, inizialmente l'idea non era di diventare una one man band, perché si è partito dal presupposto di avere gente con cui si poteva condividere sia delle spese che interessi e creare un nucleo insieme con cui suonare e investire nel tempo, cosa che purtroppo non è successa. Quindi io, dopo aver registrato il primo full length, che era il 2010, sono arrivato a un punto che ho detto: se devo essere io l'unica persona che investe soldi e tempi in questo progetto, perché tanto a questo punto, andando anche a discapito della disponibilità per esibirci nei live, ho detto mi appoggio dei turnisti, e infatti dal secondo disco Rich in the End in poi, grazie anche a questi ragazzi che ho ingaggiato con i turnisti, anche l'attività live, specialmente all'estero, mi è andata a giovare. Ma ti approfitto per ringraziare Mirko, Giulio, Riccardo e Fra, che in questi anni mi hanno veramente aiutato tantissimo. Ciao! E li salutiamo, ciao! Ciao. Parliamo dell'album uscito a febbraio. Ok. Allora, premetto che all'inizio non era schedulata questa uscita, perché stavo già mettendo giù qualche bozza per il disco successivo, che è, per farti capire tutte le influenze, gli ultimi anatema, quindi è una cosa molto più soft, molto clean guitar, tutto differente, esatto, quella vena malinconica che a me piace. All'inizio quindi avevo pensato solo di rilasciare il singolo di Alien Network come singolo su YouTube e basta. Poi invece ho avuto un paio di idee per aggiungere qualche brano, perché non ce ne abbiamo un EP, così almeno anche il singolo su YouTube è seguito a livello promozionale da un EP, comunque è stato rilasciato e ancora disponibile gratuitamente. Quindi chi fosse interessato basta che ci scriva su Facebook, facebook.com/pulvisetumbra, e lasciando l'indirizzo mail e ricevete il link per scaricarlo. Quindi molto, sì, molto easy, non a livello, nessuna scusante a livello di lucro, o come tante band che vedo fare che fanno le campagne GoFund e poi fanno anche pagare i merchandise che vendono, e una cosa che ad esempio non concepisco. Se tu band fai una cosa, fai per te stessa, non chiedi soldi alla gente e poi chiedi ancora alla gente di pagare per quello che vendono. Dario si è occupato del messaggio, soprattutto mio amico da anni, abbiamo già avuto modo di lavorare insieme, e tanto che mi ero trovato bene con lui a lavorare su un messaggio di un altro band con cui sono, gli ho proposto se voleva portare a lavorare anche per il disco dei Pulvis, cosa che farà anche per il prossimo disco, anche se non con piacere. È bello scoprirlo in diretta. Sì, uno spoiler in esclusiva per noi. Esatto, è stato molto divertente e piacevole lavorare con Damiano. La cosa bella è che ne ha già un'idea di che cosa, come devono suonare le canzoni. Spesso capita che i gruppi ti diano tante tracce e non sanno neanche loro come organizzarle, come arrangiarle all'interno del brano, come arrangiarle all'interno del brano. Quindi il mixer poi si trova un po' a dover tagliare e decidere che cosa fare. È un po' difficile in quel caso, perché ovviamente può piacere o non piacere la tua interpretazione alla band. Con Damiano il problema non si è posto, era tutto perfettamente pianificato, mi ha dato le tracce e quindi il mio compito è stato di rendere al meglio la sua visione. È stato... Comunque ha fatto un lavoro eccellente, quindi un applauso a Dario. Grazie. Bravissimo. Sono commosso. Bene, nella storia di Pulvis e Tumbra ci sono state tantissime date live e tantissimi eventi anche all'estero. Assolutamente sì, infatti negli ultimi anni abbiamo deciso di puntare sull'estero, perché scelta condivisibile. Sì, perché avevo comunque ritenuto che avevamo già fatto il nostro
perché era la nostra gavetta sulla scena italiana, abbiamo avuto queste possibilità di andare all'estero, ovviamente lo sfruttiamo finché riusciamo. Penso che qualsiasi band avesse la possibilità di andare all'estero sfrutterebbe la cosa. Ma qual è la netta differenza tra l'Italia e l'estero? L'Italia è che, a differenza delle scene estere che ho visto io, è altalenante, nel senso c'è troppa invidia tra i gruppi, magari dove riesce di più uno piuttosto che un altro, si tende subito a partire con lo stereotipo, avranno i contatti, magari se piuttosto che un altro si tende subito a partire con lo stereotipo, avranno i contatti, magari se un gruppo alla cantante femmina l'avrà dato qualcuno. Che possa essere meno vero, saranno anche fatti loro, perché comunque indipendentemente ogni band ha dietro un lavoro alle sue spalle, quindi se uno riesce c'è bisogno di esserne contenti. Lo dico perché anche anni fa avanzavo queste critiche. Andando appunto a suonare all'estero ho imparato che là si tende a supportarsi molto tra gruppi nella scena locale. Assolutamente. Infatti una cosa che io non capirò, ad esempio, dell'Italia, di gente che se vanno a vedere un certo underground dicono che per non spendere 5 euro, dici, se poi hai 40 euro per andare a vedere il satirico, dici, allora il problema non sono i soldi, è che non te ne frega un cazzo dalla scena. Però quando suona il tuo gruppo con i tuoi amici, fai posto, venite e supportate la scena. E questa è un'incoerenza che sta consumando proprio la scena. Sì, argomento che abbiamo ribattuto in più di un'occasione nella precedente video intervista. Io volevo ancora chiederti una cosa. Certo. C'è qualche esperienza live estera della quale conservi un ricordo particolare? Sì, sicuramente tutte. Il primo tour all'estero che abbiamo fatto è stato in Russia. Lì è stato veramente, cioè, per me è un essere catapultato fuori da mondo, perché non ti aspetti che un gruppo che vada a suonare una volta abbia un feedback così là. È bello perché la gente va senza progetti, si può divertire, sì. Se vuol far casino lo fa. Altre esperienze sicuramente il Giappone, anche a livello spirituale, alimentare come esperienza. E in Sudafrica, perché in Sudafrica siamo stati 3 volte, la prima volta con un tour Behemoth e le altre 2 volte con un tour nostro, di cui il secondo era stato organizzato insieme ai ragazzi di Devo Speed, che per me sono un po' dei fratelli. Che vorrei salutare perché la combinazione vuole che io abbia recensito lo scorso anno il loro EP per Insane Voice Assembly, quindi salutiamo i ragazzi di Devo Speed. Ciao Derek. Bene. Siamo quasi in conclusione. La voce fuori campo, ha fatto la sua domanda praticamente legata alla scena italiana ed estera. Vorrebbe fare un'altra domanda, però non si può fare. Cioè, vorrebbe fare la solita richiesta, però non si può fare perché oggi è un'intervista particolarmente di classe. Quindi, con questa one man band death metal, eco death metal, forse è meglio che la voce fuori compo. Io non ho ancora bevuto. Che forse è meglio che la voce fuori campo si tappi la bocca e non chieda il solito pezzo a cappella. Quindi possiamo tranquillamente ringraziare. Prometto che nel prossimo disco metterò il pezzo a cappella che non sentirete oggi. Prima di chiudere vorrei approfittare ancora per salutare i nostri amici Alchimenia, ciao Alchimenia. Ciao Lalo, ciao Sandro, ciao Dennis. Che fa, hermano? Chiudiamo, grazie per essere stati con noi. Grazie a voi. Iscrivetevi al canale del Metal Shop, potete trovare il pulsantino in basso sotto il video. E ci vediamo con la prossima intervista. Ciao! Ciao.